Salute Marmaia, ben ritrovati nella baia, qui è il vostro capitano Ben pronto a salpare verso un'altra avventura, alla scoperta delle notizie più importanti della settimana, direttamente dai sette mari del gaming. Offriamo da bere a Jankus, professor Nerdstein e Legione, per aver lasciato qualche doblone nel forziere della baia, utilizzando il tasto super grazie sotto ai miei video, oppure i super stickers durante la diretta su Stride Fates, durante la quale ho regalato una chiave del gioco per Steam e una chiave per PSVR2. Ecco perché è importante seguire, iscriversi ed essere attivi, perché a differenza degli altri canali che estraggono a sorte, io premio quelli che maggiormente contribuiscono alla crescita del canale e alla diffusione dei miei contenuti. Basta poco: iscriversi al canale, lasciare un like ai miei video, commentare, guardare il video per intero o più che potete, e inoltre spingere altra gente ad arruolarsi nella ciurma. Sarebbe perfetto poi se disattivaste l'adblock e ricaricaste la pagina facendo partire le pubblicità. Insomma, gente, tutte cose che a voi non costa nulla e che potrebbero valervi un bel regalo. Quindi, forza, fatelo. E se avete già fatto tutto, beh, siamo pronti a salpare! C'è stato un periodo in cui si è parlato veramente tanto del nuovo visore Meta, di quello che dovrebbe sostituire il Quest 2 e che dovrebbe chiamarsi Quest 3 Lite o Quest 3 S. Ultimamente però pare essere calato un po' il silenzio e soprattutto ancora non è stata annunciata nessuna data per il Metagaming Showcase, evento che solitamente si svolge a fine maggio. Beh, mi aspettavo che, qualora l'evento fosse stato organizzato, si sarebbe saputo qualcosa in più sul nuovo visore, ma al momento non si vede terra all'orizzonte. Ci penso io allora a rinfrescarvi la memoria. È ormai evidente che il Quest 2 sia prossimo alla pensione, lo dimostrano alcuni giochi che sono stati annunciati in arrivo per quest'anno, che pur essendo multipiattaforma, per quanto riguarda i visori Meta, saranno giocabili solo su Quest 3. Sto parlando di Batman Arkham Shadow e Alien Rogue Incursion e altri giochi di cui vi ho già parlato lunedì scorso. Gli sviluppatori quindi si stanno preparando per abbandonare Quest 2 in alto mare e continuare la navigazione su Quest 3, di cui ovviamente già sappiamo tutto. Ma cosa sappiamo invece di Quest 3 Lite OS? Se dobbiamo credere a quanto detto da Mark Gurman, Quest 3 Lite dovrebbe essere un visore molto simile a Quest 3 per realtà mista, ma realizzato utilizzando componenti leggermente più economici. Il target di prezzo stabilito da Meta per questo visore dovrebbe girarsi intorno ai $300, potrebbe essere acquistabile anche senza controller ed essere compatibile con i Touch Plus. Poi c'è un altro rapporto proveniente dalla Cina che parla di un nuovo visore ma sempre con XR2 Gen 2 e lenti Fresnel, quindi stesso visore del Quest 3 ma con lenti leggermente inferiori per abbassare il prezzo. Ci sarebbe poi l'articolo del Wall Street Journal che parla di un accordo tra Meta e il colosso cinese Tencent per portare un nuovo visore economico sul mercato cinese, notizia che sarebbe confermata anche dalla stessa stampa cinese. Non è ancora chiaro se il pass-through sarà a colori oppure ancora in bianco e nero, ma se davvero si dovesse trattare di un visore che fa anche realtà mista e aumentata, il pass-through a colori ormai dovrebbe essere uno standard per tutti i nuovi visori. Molto probabile è l'assenza del sensore di profondità, che a differenza di quello che si crede non serve per migliorare la qualità del pass-through, ma serve semplicemente per realizzare le mesh in 3D durante la scansione dell'ambiente. Quindi, qualora Quest 3 Lite OS non dovesse disporre del sensore di profondità, cosa molto probabile, questo comunque non impedirebbe al visore di disporre di pass-through a colori e in alta definizione. Purtroppo ancora non abbiamo nessuna informazione per quanto riguarda dettagli importanti come la risoluzione e il refresh rate dello schermo, ma qualora dovesse essere inferiore, diciamo uguale a quella di Quest 2, non sarebbe un problema, perché comunque si tratta di un progetto che vuole essere il miglior visore entry level per il primo accesso alla VR. Da oggi utilizzare Quest 2 e 3 in viaggio sarà molto più facile grazie alla nuova modalità Travel. I visori Meta aggiornati alla versione del firmware V65 potranno attivare la Travel Mode
tra le funzioni sperimentali. A cosa serve questa funzione? Finora, se si provava ad utilizzare il visore all'interno di un aereo, un treno o qualsiasi altro mezzo di trasporto, poteva succedere che le finestre volassero via a causa del movimento. Con questa modalità attiva, invece, tutto dovrebbe rimanere al proprio posto anche muovendo la testa durante il movimento del mezzo. Meta chiarisce che al momento questa funzione è utilizzabile soltanto in aereo, mentre per utilizzarla su altri mezzi di trasporto bisognerà attendere aggiornamenti futuri. Dopo Madison VR, un altro titolo sta per aggiungersi alla lista dei giochi horror su PSVR 2. Sto parlando di The Exorcist Legion, che ormai ha anche i suoi anni, tanto che addirittura è disponibile anche su PSVR. Togliamoci subito il dente: no, non sarà disponibile con aggiornamento gratuito per chi lo possiede già, o almeno così pare, visto che il gioco è in store separati per PSVR e PSVR 2. Non c'è ancora un elenco di miglioramenti per quanto riguarda la versione PSVR 2, ma lo sviluppatore dichiara che ci saranno delle aggiunte rivoluzionarie per quanto riguarda i feedback aptici. Spero facciano anche un bel lavoro dal punto di vista grafico, perché effettivamente servirebbe una bella rinfrescata a questo gioco che risale addirittura al 2018. Se devo dire la mia, il gameplay di questo gioco è un po' banale e l'effetto paura è quasi completamente affidato ai jumpscare. Ma se siete amanti degli horror, comunque è un'esperienza da fare. Molto probabilmente l'annuncio di questa uscita per versione PSVR 2 serve a preannunciare l'arrivo del seguito di Exorcist Legion Sin, anch'esso in arrivo su PSVR 2 e Visori Quest, con una campagna singola e una campagna giocabile in cooperativa. A dire la verità, questo secondo capitolo era previsto per l'uscita nel 2022, ma Funtrain, non appena ha saputo dell'arrivo di un nuovo visore, un nuovo processore, ha immediatamente rinviato il progetto. E quindi presumo che ci saranno dei miglioramenti significativi rispetto a quello che sarebbe dovuto essere il gioco in origine. Insomma, il capitolo originale, già disponibile su visori Meta, PSVR e SteamVR, dovrebbe arrivare su PSVR 2 il 28 maggio. Rapidamente su Stride Fates, gioco d'avventure d'azione nel quale è possibile saltare da un palazzo all'altro facendo parkour, affrontando innumerevoli gruppi di nemici armati fino ai denti e seguendo una storia avvincente e ricca di colpi di scena. Vi ho mostrato la versione Steam in anteprima la settimana scorsa, proprio in occasione dell'uscita della versione PSVR 2 e SteamVR, avvenuta il giorno dopo della diretta, cioè il 16 maggio. Durante l'evento ho regalato una chiave sia per la versione PSVR 2 che per la versione SteamVR, e se vi siete persi la diretta potete recuperarlo, o altrimenti potete acquistare il gioco al 25% su visori Meta utilizzando il link referral che trovate in descrizione. Personalmente uno dei migliori giochi anche dal punto di vista grafico tra quelli usciti negli ultimi anni, e dietro a questo gioco c'è Joyway, sviluppatore che gioco dopo gioco si afferma sempre di più tra gli sviluppatori di punta dei giochi VR. A quanto pare l'annuncio di Resident Evil 9 è imminente, ma pare non sarà l'unico, perché tra i piani di Capcom dovrebbe esserci anche il remake del primo capitolo della saga originale di Resident Evil. Al momento si tratta soltanto di una fuga di notizie, voci di corridoio, e stando a quanto riportato, Resident Evil Remake dovrebbe arrivare nel 2026, esattamente per il 30° anniversario. Bruh. Quel fantastico gioco che ho giocato in originale e che ho finito più e più volte ha già 30 anni. Questo significa che io... Resident Evil ha già ricevuto una remastered e un remake vero e proprio, con grafica migliorata ma sempre con telecamera in terza persona fissa. Stavolta invece il nuovo remake dovrebbe aggiungersi alla lista dei meravigliosi remake del secondo e terzo capitolo, con tutte le novità introdotte proprio in questi. Per esempio, telecamera in terza persona a inseguimento sul personaggio. E chissà se anche per questo remake arriverà una mod VR fatta altrettanto bene come per il 2 e il 3. Non vedo l'ora. E a ricordarmi proprio il primo capitolo di Resident Evil in questi giorni ci ha pensato Overdark, a Do Not Open Story. In arrivo il 23 maggio e che grazie allo sviluppatore ho avuto modo di provare in anteprima, e parlo della versione completa, non della demo, che vi era già stata mostrata sul canale. A tal proposito sappiate che sto collaborando con lo sviluppatore per segnalare i numerosi bug e problemi che sto trovando durante il gameplay, molti dei quali dovrebbero essere già risolti all'uscita del gioco,
mentre altri verranno messi a posto con aggiornamenti successivi. Il gioco è un seguito diretto di Do Not Open del 2022, che parla di Mike Goreng, il quale, posseduto da una strana presenza, avrebbe commesso l'omicidio della propria famiglia. E nel secondo capitolo, Overdark, appunto, gioco solo in VR, vestiamo i panni di un amico di Mike nel tentativo di salvarlo, ma che presto si trasforma nel viaggio per cercare di capire il motivo del suo suicidio. Sono quasi alla fine di questo gioco e sembra molto promettente. Continuate a seguire, mi raccomando, perché ve lo porterò all'uscita del gioco con un gameplay in diretta e ovviamente seguirà poi la recensione. Gente, sembra essere il periodo adatto per me, amante dei giochi horror e dell'horror in generale. Il remake del primo Resident Evil annunciato, Madison VR, Overdark Do Not Open Story e presto vi mostrerò un gameplay di Bridge Curse 2. E adesso abbiamo la data di uscita di Silent Slayer Vault of the Vampire. Qualche tempo fa avevo avuto la possibilità di provare una demo di una versione beta ed è uno stealth ai massimi livelli in cui dobbiamo cercare di aprire il sarcofago di un vampiro senza fare nessun rumore e senza fare scattare alcun congegno di allarme per poi ficcare un paletto nel cuore del vampiro. Devo risentire quelli di Shell Games per vedere se riesco a mettere le mani sulla chiave della versione completa. Intanto vi comunico l'uscita di Silent Slayer Vault of the Vampire, il 6 giugno, al prezzo di 20 euro, solo su Visori Quest e al momento in preordine con uno sconto del 10%. Gentai è finalmente stato mostrato il primo trailer di Assassin's Creed Shadows, quello che finora era conosciuto come Assassin's Creed Project Red. Non ho potuto seguire la premiere durante la quale è stato mostrato questo trailer, per impegni personali, ma approfitto del video di lunedì per portarvi le mie impressioni personali sul prossimo capitolo della saga di Assassin's Creed. Ambientato nel Giappone dell'epoca dei samurai, il trailer ci mostra quella che dovrebbe essere la protagonista e già dalle prime scene ci viene mostrato quello che potrebbe essere il combat system, perché ci viene mostrata una guerriera abile e agile che, nonostante sia circondata da nemici armati fino ai denti, riesce più o meno facilmente a tenergli testa, perfino senza equipaggiamento, proprio come abbiamo imparato a fare nei capitoli della saga originale. Molto probabilmente avremo anche la possibilità di impersonare altri personaggi, visto che a un certo punto del trailer viene mostrato questo guerriero di origini africane che, armato di katana, fa a pezzi i suoi nemici in questa scena bellissima, potente, molto scenografica e che richiama l'immaginario del samurai temerario e imbattibile. Da quello che ho potuto capire dal trailer, ho come l'impressione che un personaggio lo giocheremo nelle fasi più stealth del gioco, mentre l'altro sarà utilizzato per quelle fasi di combattimento più dure e dirette. E l'obiettivo in comune tra i due verrà perseguito attraverso un'alternanza di queste due fasi, di questi due gameplay che si mescolano durante tutto il gioco. Almeno questa è l'impressione che ho avuto io analizzando un po' il trailer. I protagonisti qui per la prima volta non si fanno chiamare assassini, si fanno chiamare ombre, shadows. Ma cosa più importante, il trailer rivela la data di uscita di Assassin's Creed Shadow, il 24 novembre, su PC, PlayStation 5 e Xbox, ma sono già aperti i preordini. Ovviamente lo vedrete su questo canale alla sua uscita, quindi continuate a seguire. Nel 2020 abbiamo potuto apprezzare il remake di uno dei puzzle game più belli della storia del videogioco, ossia Myst, non molto apprezzato dai giocatori di nuova generazione a causa della sua estrema difficoltà, ma razza di mezze cartucce ciuccialatte, noi giocavamo a questi giochi belli tosti e riuscivamo a completarli senza nessun aiuto, senza nessuna guida, senza nessun walkthrough. Quindi non è estremamente difficile il gioco, siete voi che non sapete più utilizzare il vostro cervello. Zucche vuote a parte, Riven, il seguito di Myst, sta per ricevere anch'esso un remake sia flat che VR, con tanto di rilascio di versione migliorata per Quest 3 che sfrutterà al massimo la potenza dell'XR2 Gen 2 e beneficerà della maggiore risoluzione del visore. La cosa più bella però, secondo me, è che è stato il team originale a lavorare su questo remake, che arriverà contemporaneamente
aggiornamenti su visori Meta, Steam VR e Steam proprio quest'estate. Lufthansa pare essere la prima società ad aver capito come fare marketing utilizzando i visori VR. Infatti, la compagnia aerea, oltre ad offrirvi l'aperitivo a bordo, se siete in classe business, vi darà anche un Quest 3 con alcune app precaricate e un'interfaccia semplificata. Si tratta di un progetto pilota e verrà messo in atto a partire da quest'estate su alcuni voli selezionati. E tra i contenuti fruibili ci saranno programmi TV, podcast su viaggi, video a 360 gradi, alcuni giochi da fare da seduti come gli scacchi e altre piccole esperienze meditative e rilassanti. Tutto questo ovviamente utilizzando la modalità travel di cui vi ho parlato all'inizio di questo video. Ammainate le vele e mollate gli ormeggi, siamo arrivati alla fine del nostro viaggio! E vi ricordo di lasciare un like al video, iscrivervi e continuare a seguire. Se volete, lasciate qualche doblone nel forziere della baia utilizzando il tasto super grazie sotto al video e ci vediamo tra i commenti per discutere degli argomenti trattati. Grazie per la visione completa, dal vostro capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia. Un saluto Marmaglia. Ho ho!